San Marino starà là in eterno. San Marino starà là in eterno. No, beh, oddio. Beh, per prenderlo dovresti prendere Romagna, che fa parte da Pontificio, che è garantito, che è dalla, garantito Francia. Dalla Francia, certo, ma a tempo debito, ragazzi, a tempo debito, ciciuli, ci riprenderemo tutto quello che è nostro. Procediamo. Fanno fare i colpi di stato? Step by step. Figo. Fare un colpo di stato nell'impero ottomano. Tu. Colpo di stato nell'impero ottomano. Potrei fare il colpo di stato nel papato. È fondamentalista comunque il papa, ragazzi. Declare war sul Marocco, mio signore. Si parte, lo sbarco dei mille questa volta è diretto a Casablanca. A casa Pound. Sono partiti Garibaldi alla volta delle colonne d'Ercole. E mo prendo la flotta così guardo. Anche questo è un'isoletta. Ah sì, Madeira. Potentissima la Spagna. La Spagna è un botto di divisione. Sì, c'era tutto sul mio computer. Dove l'hai fatto lo sbarco? Casablanca. Ah ok, dove c'è il porto? Casablanca e anche a sud. A sud però non credo. Vabbè, ah, vabbè, una arriva a Casablanca, cioè una. A Rabat fa una divisione, va. Vabbè, almeno ti ingaggiano loro, quindi per dove chi. Qui a sud hanno altre città, questi lai di beduini. Sì, ce n'è, c'è Defna. Che tipo giù. Lincoln eletto presidente, mio signore. Io ho anche un focus che posso supportare i confederati con gli Stati Uniti. Chissà chi supporterò. Oh, i fucili del 60, buoni come il pane questi. Sì, veramente. Marciate, Laidi, marciate. Prendete Safi. Prendete Safi. C'è la mia flotta che sta guardando, che muore. Ok, andiamo a Rabat. Sì, c'è Vlad in barca, tranquillo, col binocolo, che ci guarda. Vai, fra poco è formato l'Italia. Domani la formi. Ecco. Ok. Formato l'Italia, bene. Ma si chiama ancora Regno di Sardegna. Sì, non è cambiata neanche la bandiera. Forse tempo, boost armi morale. Beh, hai finito il focus.
Ho finito i focus, mio signore. Ok, vai, qui chiudiamo. Vai in Civilian Industry e rimani là in eterno. Sì. Prendi un 10 di contratto in Sidva. Io fra 2 giorni prendo una città... un'altra città. Forse. Per favore datemela, spagnoli, quella città. Tipo mi dicono no, non te la diamo perché... Vai a prendere Fess. Sì, grazie, me l'hanno data. Mi hanno dato una città, che bello. Dimmi che c'erano industrie. No. Andiamo a Rio de Oro. Andiamo a Rio de Oro. Ah, è già caduto. Vabbè, perfetto. Take all states. Prendiamoci le risorse. E molto bene. Molto, molto, molto bene. Perché adesso si vola, ragazzi. Si vola! Ma in realtà no, però abbiamo un sacco di risorse. Questa è stata sicuramente una guerra proficua, perché adesso confiniamo con 3 fazioni. Trarza, Keliar e Kellaggar, che penso siano fazioni che non abbiano neanche una fabbrica, perché... No, non hanno nulla. Questa gente non ha neanche... Cioè, se vuoi attaccali, ma giusto per fare tipo un contiene più fico. Ma più che altro... Che altro Trarza potremmo spartircela lì, cioè potresti prenderla, almeno anche tu hai un bordo, ma a parte che potresti anche sbarcare tu, perché sotto comunque c'è un sacco di gomma in quegli staterelli del Chula. 2 2 2 2 2 2. Poi c'è anche... che Trarza non ha neanche quello il porto, insomma. Mamma mia, che ansia, che ansia, non hanno neanche il porto. Eh no. Vabbè, cioè, ma... io sbarco perché hanno 0 divisioni in tutto capitolare, però devo fare il porto e mi sono rotto, voglio fare un po' di civili. Ne ho ancora 4. Devo finire di fare quello in Madagascar, che quella divisione è di un anno. Ma riportiamo le nostre truppe in Piemonte, va? Lasciate stare il Marocco. Brutti Laidi, 21%, non sale neanche la war tension, ragazzi. Non sale neanche la war tension. Population growth policies. Tanto siamo saliti a 100.000 di manpower. Rimarrò 26.000. Che non è male, eh. E abbiamo 40 di army experience. Però è una divisione e sarà nel porto, quindi non sbarco, non abbastanza fantastico. Ok, abbiamo portato a 20 il template delle fanterie. Adesso ci vorranno 10 anni per sistemarli tutti. Partial economic mobilization damage in the Piemontese economy. Consumer goods factory? No, regrettable. Ma ti pare? Però sembra che penso tipo che arriveranno in... dei malus. Sì, ma sono, cioè, sono meglio quei malus rispetto ai malus che mi dava l'altra scelta di ritornare indietro dalla partial mobilization, cioè. Stiamo scherzando. Se tipo fai civili ha senso un po', però ti altri consumatori. Me li raddoppia. Cioè. Noi sono rimasto in civilian perché stanno costruendo con 4. In partial. Ok, abbiamo fatto la fornace. Adesso
Production Efficiency Cap, Machine Tools. Facciamo i Machine Tools, va. Machine Tools. Found a Civilian Industry. E adesso si costruisce. Adesso ci dobbiamo potenziare un po', ragazzi. L'obiettivo è quello di arrivare almeno a 50 fabbriche civili. Dopodiché penseremo un po' anche alle militari. Ma per adesso direi che potrebbe andare bene così. Quando avremo recuperato tutto il gap delle ho meno 8000 fucili, vabbè, ma cosa, ma ve li mangiate voi i fucili? Spiegatemelo un attimo, ve li mangiate? Perché non, è... non so come fai a perderli così a casa, ma... non ha tanto senso. Ma ok, ho fatto la guerra contro il Marocco, va bene, ma cioè quanti se ne rompono? Cioè made in China proprio questi fucili, esatto, sono cinesi questi fucili, cioè sono veramente cinesi. Che i cinesi sono forti in sta mod. Vabbè che saranno in guerra eterna, perché hanno fatto il trattato di pace ma sono ancora in guerra con due tizi. Tanto dai, la Royal Infantry non è male, eh. Gli ho messo, ho dentro anche i razzetti. È diventato Puppet l'Indocina francese. Strano. Abbiamo c'è un advisor sulla Division Defense. E qui adesso è critica la questione. Adesso la questione è critica perché dovremo anche prepararci per l'Austria. Austria che ha tra le 10 e le 19 divisioni. Però il problema è che è membro della German Confederation. Sì, penso che ti entrerò tipo tu. Factory Industry. Fuck. Andiamo a Papua. Quante di... Ah, due divisioni e basta. Papua Nuova Giudea. Research Time, Wall Synthesis... Non hanno un porto, manco questo. Division Recovery Rate 4, Supply Consumption meno 4, Production Efficiency Growth più 6. Buona questo. Food Canning. Il food canning. Mangiate maiali! Ci abbiamo perso 50.000 di manpower, ragazzi, così. Cioè, saranno morti di fame, probabilmente. Adesso claimo la Galizia, basta. Galizia, Galizia, assimo semi-matta. Mi faccio esplodere. Io vorrei anche le Dacci Stindisi, il problema è che andrei in una ma guerra. Ma se io giustificassi contro il Lombardo-Veneto, mi entrerebbe soltanto l'Austria o anche tutta la coalizione tedesca? No, lo so. Perché se mi entrasse soltanto l'Austria, poi a me veramente Francesco Giuseppe mi sta proprio sulle palle, cioè una persona insulsa, con una faccia da pirla. Ho portato le divisioni qua per nulla, che bello. Non sono riuscito a fottere l'Indocina, vabbè, amen. South Carolina declares independence. Mi piace. Chissà che supporterò nella guerra civile. Guarda che bello. Ma dobbiamo avere almeno 30 divisioni per mandargliele. No, se... no, ma io c'ho un focus, posso portarli. Ah, sì? Sì. Io posso anche garantire la loro indipendenza, però credo che dichiarino loro guerra degli Stati Uniti. Hmm.
Beh, oddio, io sono abbastanza convinto che se vado negli States, me li pappo gli States. Io ho 4 divisioni e basta. No, io ne ho 14, però... Il problema è che non ho gli stock per affrontare una guerra, cioè devo prima ripianare gli stockpile e poi muovere guerra. È lo stesso motivo per il quale non faccio nulla contro nessuno adesso, è un periodo di stabilizzazione. Sta bene, dai! 300 fucili, no? Yeah. 300 fucili nella fossa. Ai, se io ci pego. Ai, se io ci pego. Delizia. Tanto io cammino un po' con le mie truppe qua. Potremmo metterle. Sul confine austriaco. Sicuramente. Ok. Potremmo prendere Enrico Cialdini come Field Marshal. Promuoviamo Enrico Cialdini, ma mi è simpatico Enrico Cialdini. Enrico Cialdini? È l'Enrico Cialdini. È il Mao. Caro mio Francesco Giuseppe, vedite cosa ti faccio. Ti trascino con un carro per le strade di Vienna! Ah, ecco, le Ionian Island. Ah, figo. Sono puppet inglese. Anche se... C'è il Lido Ottomano... Quali sono i cannoni che puoi mettere come support company? Gli Howitzer, credo. Come da cannon, però... Boh, ricerchiamoli tutti. Io li ho ricercati gli Howitzer, ma... Vabbè. Forse questi. Anch'io con questo ho finito tutti i miei focus. Delizia. Assimo se mi matta. Ai, se io ci pego. Ai, se io ci pego. Ci mettiamo i millenni ad armarci. Ta-na-na-na-na-na. La Francia quante divisioni ha? Tante. Troppe. Che ancora navi del 1830. E io non le ho neanche ricercate le navi, fai te. No, ma neanche io sono partito con quelle. Ho ricercato tanto le battleship, ma costano troppo. Per fare una battleship con 4 dockyard ho fatto 17 anni. Una cavalleria, abbiamo fatto la cavalleria con i dragoni. Molto bene, le nostre cavallerie incredibili. Eccezionale veramente, ragazzi. Eccezionale. Cocchiard output. Delizia. Ah sì, mo se mi matta. Io claimo la Galizia, non me la danno. Ah sì, ho credo. Non saprei, sai. Se mi danno la Galizia c'è proprio da ridere. La Spagna? Eh. Beh, ma scusami una cosa. 8-20 divisioni. Io ne ho 4, cioè. Che neanche sono in Portogallo. Tra in Arabia una e per invadere... Io non posso... Invadere. Non posso... Non posso creare una fazione con te, io. Ma
nel caso mi dichiarano guerra a loro, sono in Inghilterra, quindi Inghilterra mi ama, cioè, e io amo lei, sa perché. Con Lord Palmerston, guarda, guarda che personaggio, guarda che persona tutta ad un pezzo. Non come il Benso. Benso che bisognerebbe metterlo a dieta. Oh, greater Portugal. The Piedmontese stand united. Our country recently exciting period of peace and prosperity, and our people stand united to our flag. That's great. Gains diplomatic means which grants improved relations opinion. Some ideology multi opinion. Percent for 90 days. Ma non so quanto mi serva. No, prendiamoci 70 di political power, va. Political power. Prendiamoci 70 di political power e direi che ci prendiamo anche il rifle manufacturing. Potremmo prenderci, sì, Rifle Manufactory. Dovete essere, c'è uno stato non garantito dagli USA. Per migliorare, potremmo andare in America a tutti i costi. Ah, gli Stati Confederati, dichiariamoli guerra. No, non dichiarare guerra agli Stati Confederati, scusami. Ma va, no, mi piallano. E in più li dovrò... A me piacciono tantissimo gli Stati Confederati. Ma anch'io io li devo supportare. Confederate States of America non focus, si chiama Total War. Total Krieg! Il problema è che io sono centrista, cioè il vero problema è quello. Mi dà puoi cambiare. No, ma va, figurati. Schiatterà prima o poi il Benso, eh. Meno che non faccia come la regina d'Inghilterra. Eterna. Eterna.